sguardo, davvero. Vabbè, ma... Ma lo sguardo va ucciso. Ma lo sguardo va ucciso, non c'è problema. Però... Io lo sguardo la prossima volta, bellissimo. Il problema è che prima di andare a vedere la porta, dovete vedere quei giubilati. A me hanno fatto due volte. Più Belin di... Non era che ha fatto nel gioco. Ah, che morte da stronzo che non si fa. E loot da campione che si è fatto. Lui sì, Cazzo. È come quello a me di ieri su Castro, è stato 45 minuti lì a camperare. È vero che l'ha lootato tutto, gli ha lootato anche le mutande. E poi è morto. E poi è morto di me. Cioè, era lì, ha aperto la fentola e poi si è girato e mi ha trovato a me, ignaro, wow. Che era lì, con la stramvata in faccia, è morto. Mi ha lootato, tutto bello tranquillo. Poi vado verso l'estrazione, quella lì più dove c'è la station, l'estrazione. Minchia, mi trovo due scav buggate che mi sparano le macchine addosso direttamente. Che si fa? Io c'ho il personaggio. Io vado a mangiare sangue. Guarda che cazzo non vado a mangiare, sono le 6 a mezzo. Niente. Ah, piemontese. Una wood, una custom. Io ci sono per fare qualsiasi cosa. Factory e... pantaloni e metti a pecori. Factory con tutte quelle cavolo di... angoli nascosti e situazioni così e... così. No, però ve la c'è veramente. Questo qui è stato lì tutto il tempo ad aspettare che qualcuno... C'era un full... Ma porca puttana! Cos'è c'è? Che disperazione! È una cosa pazzesca! Pazzesco, cosa... tu? Sì, sono io. Dai, ci sto, adesso mi ricarico e ci sono. È pazzesco! È una cosa pazzesca! Cosa è successo, Belin? C'era uno full pilgrim, full... Sono andato da dietro con l'accetta, ma non l'ho ucciso, si è girato, ma sotto. No, Cater, ti ricordi quella scena? No, forse ero con Teo. Minchia, allora, questo qua... Ero su Factory con l'accetta, nel casupolo quello là di legno prima dei tubi di blu, nei tubi di metallo, no? Sono i tubi di metallo. C'è la casetta, quella di legno. Io ero lì, questo qua cammina piano piano, non si gira a destra, ma piano piano. Oh, full armato, piano piano. Full armato, piano piano. Col caschetto. Non si gira, apre la porta, nel mentre che sta aprendo la porta, tu mi chiedo sparando e mi giro dietro di lui, tu morto. Lì dai tubi dell'estrazione free. Sai quanti ne ho killati io nascosto lì dietro che aprivano la porta? Teo si è piegato in due. Una volta ne ho ammazzati tre di fila, perché io cosa facevo? Ne ammazzavo uno, poi chiudevo la porta. Perché la aprivano, no? Mentre la aprivano io li ammazzavo. Allora io mi alzavo da dietro i tubi col fucile a pompa, la chiudevo e mi rimettevo lì, no? Quindi loro pensavano che c'era uno dentro camperato. Allora cosa facevano? Arrivavano quatti senza guardare dietro i tubi, aprivano la porta, boom, morti. Tre ne ho ammazzati. In una run tre ne ho ammazzati lì dietro i tubi, ragazzi. Ma è bellissimo. Ma sai come rosicano? Perché poi aprono la porta e non sanno da dove cazzo gli hanno sparato. Ci hanno fatto le maledizioni voodoo. E poi dicono cheater. Sì. Veramente. Sì, perché poi va così, Quindi... quello che strisciava... Bene, quello che strisciava è nella storia, ragazzi. È nel mio cuore. Si è fatto da breccia uffici... Da breccia uffici a ponte strisciando, ragazzi. E l'abbiamo sentito. No, non lo che strisciava dall'inizio. Dall'inizio, dalla breccia l'abbiamo sentito noi. Pensa a te questo. Ma forse hai sbagliato gioco. Ma non hai capito? Io avevo le lacrime agli occhi. Ho rischiato quasi quando ha brecciato. Ho rischiato quasi di non prenderlo. Perché, ragazzi, stavo morendo dal ridere. Avevo le lacrime agli occhi, ridevo così tanto. Pirla. Che non ce la facevo più. Il bruco l'abbiamo soprannominato. Beh, è bellissimo, ragazzi. Si sentiva. Per tutta la mappa sentivi.
e l'ha fatto. E un'ora ci ha messo ad arrivare alla porta rossa. E poi è morto. Ma aspetta, poi c'è stato un attimo di silenzio. Ha fatto un attimo di silenzio. È morto. E poi e io dico, boom! Ha brecciato. Ha detto, cazzo, ora li frego io. Ora li frego io. Ha fatto un salto sulla sedia. L'abbiamo edishottato con 50 colpi. Una vita da verme. Ma ragazzi, è stato bellissimo. Io gli dico, ma Ombra, ma c'è uno che striscia negli uffici. Eravamo morti, cazzo. Non l'ho mai visto uno così. Allora? Vi lascio con le vostre risate, io vado a switch, ciao. Switch. Allora quindi che si fa? Siamo in discorso. Aspettate, oh, fatemi finire sta cosa, che sono un attimo impanicato qua. Comunque, oh, madonna, ragazzi. Come storia di vita vissuta per finte. Come morire di... Di stenco. Troppo bello. Ma ragazzi, questo qua che strisciava... E nei nostri cuori. È veramente... Forever in our heart. Cazzo, non so perché non ho fatto il video. One like, one striscia. Striscia di cosa, Felipe? È un campione, secondo me. Cioè, proprio gli abbiamo fatto tipo una smitragliata, ma di quelle che è pesante. Non stava ancora... Ho finito il caricatore, bro. Che bello. Bei tempi. Prima della pace. Prima della guerra. Cioè, in pratica poi l'abbiamo usato per portarci... Cioè, lui, il nemico ce lo siamo portati indietro perché aveva tutte le nostre munizioni dentro il corpo. Quindi allora ogni tanto lo lottavamo e ci caricavano. Distributore di munizioni. Cioè, un caricatore ce l'abbiamo. Invece io ho fatto una partita, porca miseria, che mi sono trovato una squadra di scav tutti con il fucile quello là, 8 colpi scav player, e mi hanno rushato tutti la porta. A un certo punto non avevo più munizioni che trovare, non potevo più uccidere. Io devo estrarre che sono carico come un uovo di Natale. E c'era Teo che era nascostissimo e non si è messo a sparare, vabbè. Quelle sono cose. Metto il polmone sinistro perché qualcuno camperà. Che storia. Le storie malate. Ciao. 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 Siete in game? Ciao. Dobbiamo entrare. Aspettatemi, Berlin. Sì, beh, sì, c'è. Oh, una Fort Armor! Una Fort Armor! Ottimo! Dai, ragazzi, che ho poco tempo. Andando all'estrazione, Belin. Faccio una granatina lì. Anzi, dopo fai un sotto. Non sapete cosa ho fatto. Sei morto, non lo sapete. No, ma c'è uno full equip. Ce l'ho fatto, ho estratto. Bene. Number one. Ok, cosa vogliamo fare? Ma io propongo un wood. Ci sono, tipo dentro. No, ci sono anch'io, guarda. Allora, escape, wood alle 9:30. Ombra. Ombrina. Oh. Con due circuiti, che cazzo ti pigli? Il caricatore da 60 per l'M4. Bella lì, grazie. Prego. Ah, ma i caricatori per la K li posso vendere io adesso? Sì? Li vendo io i caricatori per la K. Fai lo spaccino. Io ci sono. Anch'io. Belli quelli sopra la 60. Ah,
quelli per power, no? Ma il 30 di questo 4. Eh? Livello 4. Sì, di sì. Allora, Jackson aiuta. No, ragazzi, dovete vedere questo che numero che ha fatto. Come l'ho ammazzato. Non ci potete credere. Ho trovato una pistola che costa 21.000. Che pistola? La P226R. P226R. Quella da 15 colpi. Sì. Costa 21.000 da trapor? No, no, da vendere a 21.000. E la madonna, chissà quanto costa allora. Da prapor te la compra a 21.000? Ma perché l'avrà modificata? Ah, a parte che nella nuova pesca uscirà anche una pistola, mi sa, anche mitragliatrice, che li puoi mettere... Sì, ho visto. Sì, tipo Beretta, Parabellum, no. Sì. Col manichino davanti, con il... Mi sono fatto l'M4. Mamma mia! Cioè, hai messo duro con l'M4 e... Sì, full equip, tranne la Ford. Madonna, io rosicavo. Ha rosicato, no, anche lui. Sì, lui di sicuro. Potrei anche non estrarre, ma estraggo perché voglio venire a farmi una partita con voi. E poi perché c'ho un braccio nero, cazzo. Ti stai trasformando in uno di quelli. Scorpietto, vieni con noi. Ma in quanti siete? Siete in... Aspetta, no, siamo in 6. Magica. Ancora per 3. Io ci sono, arrivo. Sto un attimo... No, aspettando noi. Come sei dolce? Dolce a me non mi dire dolce, mi sono diabetico. Non so. Quello te l'ho detto. Era un 31. A qualcuno serve...